Ciao a tutti, oggi prepareremo i fagottini al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, burro congelato a pezzetti, farina, acqua fredda e sale. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta mettiamo da parte il cioccolato che ci servirà più tardi. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro. Mi raccomando, deve essere congelato. La farina, il sale e l'acqua che deve essere fredda. E facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 6. Il nostro impasto è pronto, formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno 30 minuti. Abbiamo ripreso il panetto dal frigo, l'abbiamo messo su un piano di lavoro infarinato su un foglio di carta da forno, adesso metteremo un po' di farina anche sopra. Prendiamo un altro foglio di carta da forno e stenderemo il nostro panetto in una sfoglia molto sottile. Togliamo la carta da forno e pieghiamola in tre parti. Posizioniamola in congelatore per 5-10 minuti. Dopo aver ripreso la nostra sfoglia dal freezer, adesso la stenderemo nuovamente e riformeremo le pieghe. Questa operazione dovrà essere ripetuta per 3 volte. Dopo averla stesa per l'ultima volta, adesso effettueremo 4 pieghe per poterla conservare poi in frigo. Dopo aver ripreso la nostra sfoglia dal freezer, adesso stendiamola in una sfoglia di circa 8 mm. Dopo aver steso la nostra sfoglia, adesso dividiamo in due l'impasto. Dopo aver tagliato in due la sfoglia, riprendiamo il cioccolato che abbiamo nel frattempo tagliato in due e posizioniamolo sulla sfoglia, distanziandolo un po'. Dopo aver posizionato il cioccolato, sovrapponiamo la nostra sfoglia e chiudiamo per bene ogni fagottino. Tagliamoli con un coltello. Dopo aver formato i nostri fagottini, spennelliamoli con il tuorlo d'uovo. Completiamo con le scaglie di cioccolato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. I fagottini sono pronti, spolverizziamoli con zucchero a velo e serviamo. Fagottini al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.